Allora, vediamo qua. Io direi che l'inizio. Ok. Tanto mi sono messo online. Inizio. Ho iniziato un attimino prima, ormai ero qua pronto. Quindi ho detto, ma sì, dai, parto e buono dal secchio. Tanto ho visto che non è che cambia più di tanto per quanto riguarda la gente che segue, per cui già che l'ho pronto, tac, via. Mi addente per dolore, come si suol dire. Su Instagram sono già in due, incredibilmente. Nonostante l'anticipo. Ah, ciao Ilario. Allora, stasera cosa parlo? Pianificazione di viaggi e alcune delle scoperte che ho fatto. Studiando prima, anche dopo, anche perché quando si viaggia va bene pianificare sempre per tempo, e di solito i viaggi li pianificavo molti mesi prima, nonostante ciò, quando poi ero in loco c'era sempre qualcosa che non ha detto, mannaggia, perché non ho pensato prima a questa cosa, e comunque poi bisogna fare le cose un po' a braccio a volte. Perché la pianificazione in tutte le cose, ok, va benissimo, però bisogna un attimino a volte improvvisare per più motivi. Comunque, meglio, non che ci deve essere un elenco lunedì, martedì, mercoledì, eccetera, eccetera, a meno che magari ci dovesse essere qualcosa che si sa in ballo, allora si pianifica in base alle comodità, o se c'è forse qualcosa da fare, altrimenti di solito metto un elenco di cose da fare, da vedere, magari divido per zone, ecco, gli ultimi viaggi che ho fatto ho usato i librettini della Touring Editore, molto interessanti, molto utili, per un po' di volte l'usate, però dopo che ho cominciato a usare le mappe offline. Ciao ciao, anche perché ok, ti puoi segnare tutto, però quando di cercare le cose e continuare a sfogliare, ah dov'è invece con le mappe offline, più pratico, certo si consuma di più il telefonino, bisogna avere la batteria extra, però sicuramente è molto più veloce, è molto molto più veloce la consultazione, al di là del lavoro che da fare in anticipo. Sì, perché la prima cosa da pianificare, ok, il volo, trovare uno comodo, che non costi troppo, neanche troppo poco, certo, vabbè, quanto riguarda i voli europei, vabbè, un paio di ore al massimo si può sopportare, per i viaggi lunghi bisogna usare comunque, fidarsi di una compagnia di un certo tipo, anche se però a volte anche il nome, qualcuno può rimanere delusi. Ah, comunque, una volta c'è il volo, che è quello che magari un attimino bisogna studiarci sopra, dopo l'appartamento, perché io sempre andato in appartamento con Airbnb, dopo il 2013, ovviamente, prima sono andato attraverso altri siti, appartamenti, perché sei libero, non hai orari, non hai vincoli, dopo in base all'orario della partenza e dell'arrivo, tanto della partenza, si può decidere se affittare solo una camera oppure tutto l'appartamento. Nella partenza la mattina presto, diciamo, tutto l'appartamento è meglio così. Magari andati a rialzare presto, magari potessi turbare la gente che è lì, per cui tranquillo. Invece nel caso di partenze pomeriggio sera, dovendoti poi portare tutto il giorno bagaglio contro bagaglio, allora magari meglio solo la stanza, tanto comunque hai accesso a tutto senza problemi.
perché poi magari la puoi lasciare il bagaglio, poi prima di partire lo ritiri. Molto importante che dal giro tutto il giorno il bagaglio, certo. Ripartire tardi tardi, comunque il bagaglio, contro bagaglio te devi portare comunque dietro. Però se devi partire le prime ore del pomeriggio sera, ok. C'era stato un attimo di velocità, va benissimo. Comunque, qua dietro vedete le varie cose, la mappa, un tablet, il caffè, pennarelli, macchina digitale, ok. Cose classiche, anche adesso vabbè, poi ci sono i vari pacchetti offline, ecco. Quindi al di là del posto, pianificazione, fare o non fare, giorni o non giorni, e così studiare tramite Google Earth, Google Map, magari guardarsi qualche film, telefilm della zona, così si riesce a scoprire qualcosa che magari non c'è da nessuna parte. Hai chiedere a qualcuno anche in loco, o anticipatamente informarsi. Dopo la lingua, purtroppo viaggiando ho scoperto che l'inglese non basta, quindi bisogna imparare qualcosina basilare, cioè per andare dove è questo, quell'altro. Poi ci sono i pacchetti offline, che è la cosa più semplice, che dopo diventa un po' complessa quando magari devi dire più cose, magari capire anche quello che dicono. Allora, poi dov'è? Ok. Poi è bello anche andare a esplorare qualche vicolo, qualche posto magari fuori del comune, ma chiedendo, o anche ispezionando, che io ho scoperto delle cose che i locali non sapevano neanche, avevano scoperto degli angoli nascosti, dei vicoli interessanti. E comunque ogni paese, ogni città ha la sua bellezza, la sua particolarità, anche quelle sconosciute. Avessi andato a Oslo, a parte polacchi, mi sa che nessuno la conosce, comunque molto bella, molto interessante. E comunque trovate tutte le fotografie e video su YouTube, le fotografie non su YouTube ovviamente, ma su Facebook, basta, insomma tutto qui. Certo, adesso al momento non ho niente in programma, perché questa situazione qua è un po' complessa. Sì, anche perché muoversi tutti mascherati così dopo mare, dove c'è evitare assembramento, deve essere un po' un casino. Al massimo visiterò l'Italia, tanto ci sono tanti posti belli anche qui in Italia da vedere. L'Italia ha tutto. Perché ok, per esempio New York, sono stato, ok. Bella sì, ma a un certo punto, cioè alla fine non c'erano tantissime cose da vedere, cioè da taceri, alcune due o tre cosettine e basta. Tokyo, quella un po' più particolare, c'è qualcosina, ma è più di storico, ma non meno a Tokyo, tanti templi così, insomma, invece in Italia c'è tanta storia, no, ti mangia benissimo. E niente, così, vedo che anche stasera qualcuno ti vuole una partita, probabilmente. Sì, tutti i giorni sono partite, sempre di mercoledì, lunedì, comunque ormai ci sono partite tutti i giorni. E niente, quindi quello che dovevo dire l'ho detto. Io adesso direi che, ecco qua, passo e chiudo. Niente, grazie dell'ascolto. Vi auguro una buona settimana. Ecco, domani viene fuori la recensione, che comunque pubblicherò anche su Facebook, o meglio nella mia pagina Alessio Cubano. Là fuori dopo pubblicherò il link.
e poi metterò sui IGTV anche, come di consueto. Buona serata. Chiudi. Non mi ha cagato di sti cazzo nessuno.